23esima edizione della Rassegna del Libro, con 596 protagonisti e 320 eventi da oggi a domenica tra Pordenone, Trieste e Vignano. L'attualità al centro delle riflessioni, il concetto di Europa e il conflitto in Ucraina. Sabato lo scrittore Nikitin arriverà in presenza dopo il visto concessogli da Zelensky. Come si diceva anche nei titoli di apertura, è stata oggi confermata la presenza dello scrittore ucraino Alexei Nikitin, appunto dopo l'autorizzazione arrivata dal governo Zelensky. Tra l'altro qui al Teatro Verdi è ancora in corso l'incontro che è seguita alla cerimonia di apertura, questo dialogo a due voci che vede da una parte la scrittrice italiana Silvia Avallone, dall'altra l'autrice ceca Radka Denemarkova. Allora, noi questo pomeriggio siamo andati, abbiamo incontrato la scrittrice Avallone, sentite cosa ci ha raccontato. Una Pordenone legge che comincia sull'orlo dell'Europa con un dialogo che dall'altra parte vede la figura della scrittrice ceca Radka Denemarkova. Sono molto molto felice, onorata e orgogliosa di inaugurare questa edizione di Pordenone Legge in dialogo con una grande scrittrice che viene da un altro paese, che scrive in un'altra lingua, perché penso davvero che l'incontro sia poi il fattore scatenante che inizia ad abbattere tutti i muri, tutte le indifferenze, tutte le diffidenze. È l'altro, sia nella vita che nella letteratura, che ti libera e ti dà un'occasione in più. Infatti questa Pordenone Legge vuole proprio riflettere, ecco, su gli accadimenti contemporanei. Sì, e sul valore della letteratura, anzi sul potere della letteratura, perché la letteratura è l'unico luogo in cui gli emarginati, gli ultimi, gli arrabbiati, i vinti della storia diventano protagonisti e noi diventiamo loro leggendo, quindi cadono le barriere, cade l'indifferenza, anzi, siccome noi diventiamo loro dall'interno attraverso quello che sentono e pensano, viviamo questo incontro con solidarietà e questo ci cambia come cittadini, che non siamo più appunto portati a voltarci dall'altra parte, ma vogliamo partecipare per rendere la nostra comunità migliore e più giusta. Questa sera la presentazione in anteprima del suo libro, Una storia semplice dal titolo, ecco, come mai la scelta proprio di questo titolo qui? Perché non vuole essere un libro che insegna qualcosa, è semplicemente un racconto, un po' di me, un po' ovviamente dell'attività politica. Tutto parte dall'inizio della pandemia, sul quale poi ci sono diversi racconti che coinvolgono me da quando ero piccolino fino ovviamente all'esperienza di Presidente della Regione. L'ho scritto perché volevo che anche le persone sapessero i dubbi, le difficoltà, le incertezze, le paure che ci sono anche governando. Soprattutto dentro un'emergenza come quella che abbiamo vissuta, non è che un presidente di regione firmava a cuor leggero un'ordinanza o prendeva delle decisioni anche difficili non pensando alle conseguenze, ma abbiamo dovuto affrontare appunto una situazione straordinaria e quindi tutti i dubbi, le paure d'altro sono raccontate nel libro e un po' racconto anche come sono state fatte le scelte. Ecco, un'escalation, una vera escalation politica, la sua, che già a meno di 30 anni era già alla Camera dei Deputati, ma il vero cambiamento pare sia arrivato proprio negli anni da governatore. Cosa è cambiato nel frattempo? Beh, mi è cambiato molto fare il governatore, più che altro anche l'approccio che ho nella politica. In Parlamento, ma anche la conformazione del posto, è uno scontro perenne, è una polemica perenne d'altro. Fare il governatore invece forse fa rimboccare le maniche, fa capire anche la concretezza delle azioni che si portano avanti e l'obbligo delle risposte che bisogna dare alla propria comunità. E quindi mi sento cambiato e anche forse e guardo anche gli errori che ho fatto, no? In passato, tante volte in buona fede, ma approcciando alla cosa pubblica in modo diverso come oggi la faccio. E quindi racconto anche in breve, ma un percorso anche mio che ho fatto, spero anche di crescita politica, e quindi mi metto un po' a racconto, mi metto un po' nudo a chi vorrà leggere il libro su come sono, come ero e i cambiamenti che ci sono stati. E ora siamo pronti a tornare a Pordenone per la seconda giornata di Pordenone Legge, il Festival del Libro e degli Autori, che vive già le prime polemiche. Ce le racconta Giulia Soligoni in collegamento live. Buona serata.
Sì, buonasera a te David, sì, siamo qui a Pordenone Legge per questa seconda serata, però prima di parlare degli appuntamenti in programma e che abbiamo ascoltato, abbiamo incontrato ecco, lungo questa giornata, torniamo un attimo alla serata di ieri, la serata inaugurale sulla quale si è espresso il primo cittadino, Alessandro Ciriani, con un post Facebook. Dice, unico neo dal mio opinalissimo punto di vista, le scelte degli autori per le aperture degli ultimi anni. Vado un po' avanti leggendo sempre il post. Stasera ho assistito ad un banale, modesto e scadente campionario di luoghi comuni del politicamente corretto. Sono andato via prima della fine. Se una roba è brutta non la devo sorbire per forza. Davvero poco interessante. Conclude poi, Pordenone Legge è una meraviglia. Non sempre però i suoi ospiti onorano il palco da cui parte. Tra l'altro sono già arrivate le risposte anche da parte del presidente della Fondazione Pordenone Legge, Michelangelo Agrusti, che ha preferito non commentare, mentre il direttore artistico di Pordenone Legge, Gianmario Villalta, si rende disponibile al confronto ma in separata sede. Questa, diciamo, la nota stonata, una voce fuori dal coro in merito alla serata ecco, inaugurale di ieri. Però qui a Pordenone Legge si continua a respirare una bell'aria di tanti incontri, tanti appuntamenti letterari. Buonasera, trovato qualcosa di interessante? Io li comprerei tutti. Fa gola a qualsiasi titolo? Beh sì, ho delle preferenze, però ci sono cose molto interessanti. Quali generi che preferisce? Romanzo, romanzo storico, questi in linea di massima. Restando per ora nelle case editrici locali? No, non necessariamente, comunque intanto guardo, do un'occhiata. Ne ho presi due, loro li conosco. Casa editrice devo dire che ha delle piccole perle per chi ha piacere a viaggiare e scoprire luoghi inusuali. Seguita anche l'inaugurazione di ieri sera? No, sono arrivato stamattina per cui non ho avuto modo. E qualche evento in programma magari per oggi, per i prossimi giorni? Purtroppo no. Tocca tornare all'estero. Una buona occasione però per comprare qualche libro. Certamente, sempre una buona occasione per un libro. Trovato qualcosa di interessante? Sì, questo, Francesco Costa. Seguo il suo post ed è molto carino, quindi forse lo compro. Seguirei anche l'incontro qui a Pordenone Legge? Sold out, purtroppo, se no sì, si sarei andato volentieri. Giovane lettrice. Sì, affezionata a Pordenone Legge da tanto. Ogni anno ci torno, ogni anno è un piacere. È una bella iniziativa. Cosa ti piace leggere? Allora, cosa mi piace leggere? Romanzi e anche thriller, gialli con un po' di tensione. E poi magari vado un po' sulla psicologia, visto che studio questo. Sono appena stata a vedere la conferenza Psicologia per le professioni di aiuto, bello, toccante, mi è piaciuto, è sempre una bella sorpresa. Ecco che le signore hanno appena comprato, giusto? Sì. Su che cosa vi siete orientate? Abbiamo comprato solo le borse per il momento, quella dell'anno scorso e quella di quest'anno. Però devono essere anche riempite, eh? Certo, ma è un portafortuna. Seguirete qualche incontro questa sera? Uno l'ho già appena seguito, sì, lì al Ridotto del Verdi. E gli altri domani e dopodomani, certo. Inchiostro è il primo libro che pubblico. Io ho scritto tanto, tutta una vita, serie di appunti, bozze di storie, ritratti di personaggi da interpretare, cose legate al mio lavoro. Poi è successo qualcosa e questa storia è fiorita dall'inizio alla fine come un qualcosa di diverso che evidentemente a questo punto del mio percorso ci tenevo a consegnare nelle mani di qualcuno che la leggesse. Probabilmente c'è la stessa ragione al fondo di questo esperimento da scrittore delle prove da regista teatrale che ho avuto negli ultimi due anni. Cioè attraverso altre esplorazioni creative capisco meglio che cosa significhi recitare, cioè fare quello che faccio da molto tempo. E non escludo affatto che ricapiti, perché come forse è sano che sia, ho risposto a una mia esigenza personale
raccontando qualcosa di personale come un sogno, e poi vedremo insomma, se sarà apprezzato o meno. Credo che il fenomeno possa ripetersi. Sei riuscito a respirare l'aria di Pordenone e di Pordenone Legge? Sì, io sono stato qui due volte come ospite e colpitissimo dalla quantità di pubblico interessato a eventi belli, particolari, complessi. La cosa che ho sempre ammirato di questo festival è la lotta contro la semplificazione. Pordenone Legge è la prova che si può cercare di arrivare a più gente possibile senza rinunciare a una comunicazione complessa e alla comunicazione di contenuti complessi. In un paese dove si legge poco è una roccaforte fortissima della buona cultura della lettura e della scrittura. E poi Pordenone è una città che conosco da tanto, anche per esserci venuto a lavorare a teatro. E, insomma, si respira sempre un'aria che mi è cara, in particolare per la vicinanza insomma, pasoliniana di Casa Ars e dei luoghi di questo autore che ho amato e anche rappresentato tanto. Universo di supereroi tipo Posaman, quindi sono supereroi che hanno dei poteri, li hanno acquisiti, ma sono poteri un po' inutili, capito? Che non servono. Per cui mi sono immaginato, no? Un mondo appunto di mutanti, però i mutanti che noi siamo abituati a vedere sono mutanti che hanno superpoteri importanti, riescono anche a combattere il crimine. Ma se il superpotere che hai è un superpotere inutile, tipo, che ne so, ti faccio un esempio, che riesci hai il potere di rompere le noci senza toccarle, sei solo quello. Che ci fai? Una cosa bella, per carità, un bel potere, però non ci fai niente. Allora ho pensato di creare un universo di supereroi un po' sfigati, appunto, che sono perfetti per quello che Posaman, che in realtà è un supereroe che fa solo sei pose, appunto. Il surreale è bello per questo, che tu prendi spunto dalla vita quotidiana, poi invece che riproporla così come l'hai vista, che comunque a te ha divertito e ti ha fatto ridere, la riproponi in una situazione surreale, quindi aberrata in qualche modo, diversa. E il divertente è quello, cioè trasformare qualcosa di reale in surreale, però è un qualcosa che parte comunque da una situazione di vita vissuta. È stata adottata una medicina sbagliata, si è pensato di correggere Tangentopoli attraverso l'intervento della magistratura e l'arma penale, mentre sono entrambe armi spuntate per questo effetto. Certo, è necessario che la magistratura intervenga per reprimere, come abbiamo fatto noi con il MOSE, ma per prevenire la corruzione è importante essenzialmente intervenire prima e quindi ridurre le leggi, individuare bene le competenze, semplificare le procedure, perché corruptissima repubblica plurime leges, come diceva Tacito. Più le leggi sono numerose, più la repubblica si corrompe. E noi abbiamo un corpo normativo di 250.000 leggi che è 10 volte maggiore rispetto a quelle europee. Così come la percezione della nostra corruzione è 10 volte maggiore rispetto alla percezione delle altre nazioni dell'UE. E questo conferma quello che è l'assioma: più le leggi sono complicate e più è facile la corruzione. Gli italiani hanno ancora fiducia nella giustizia? Gli italiani vorrebbero avere fiducia nella giustizia. Dico subito che, nonostante le mie critiche, confido molto nella magistratura, che nella sua gran parte è molto operosa e saggia. E il problema sono i processi lenti, ma la lentezza dei processi, che poi è la vera denegata giustizia, non dipende dai magistrati, dipende dalla carenza di personale, anche amministrativo, dalla complessità delle procedure e, per quanto il diritto riguarda il processo penale, da una incompatibilità tra i mezzi che abbiamo e i fini che ci proponiamo, nel senso che ci sono tantissimi reati da perseguire, vi è la obbligatorietà dell'azione penale e quindi alla fine i processi rallentano. I figli molto cambiato, ma che cosa è successo ai genitori? Come sono cambiati? Questo mi piacerebbe saperlo anche a me, dove sono andati a finire, non lo so, non farei delle generalizzazioni, ci sono dei genitori che sono
consapevoli delle difficoltà di oggi, le vogliono affrontare, vogliono anche cambiare in parte l'ovvio che sembra essere la divulgata, la vulgata di oggi. Quindi credo che dobbiamo sapere che c'è una certa differenza tra senso comune e buon senso. Io sono per il buon senso e non per il senso comune. Il senso comune ci porterebbe a dire: ma tutti fanno così, cosa ci vuoi fare? Il buon senso è guardarci dentro e pensare che certe divulgazioni sono orripilanti, sono anche molto decadenti, direi. Non c'è nulla di avanguardia in tutto questo, viene venduto come avanguardia, ma non mi pare che ci sia nulla di avanguardia. È quella preside di Bologna che ha vietato l'uso dei telefonini dalle 8 di mattina all'1 di pomeriggio, sia i ragazzi e le ragazze che gli insegnanti. Questo mi sembrerebbe una cosa un po' dadaista, mettendola in arte. Facciamo per parlare d'altro, parliamo di Pordenone Legge che domani avrà la sua giornata conclusiva. Allora andiamo subito da Giulia Soligon, buonasera Giulia. A te Giorgia, si direi che ormai è diventato un classico lo sfondo di Piazza 20 Settembre qui a Pordenone, che come vedete insomma c'è movimento, c'è tanta gente, complice anche il bel tempo che ci ha raggiunto nelle ultime tendoni pieni di gente, tanta curiosità per le prossime letture della stagione invernale. Proprio per questo sono qui con Cristina, una dei librai di Pordenone Legge, qui in piazza. Insomma, come sta andando? Come si è aperto questo sabato? Ma molto bene, una giornata molto intensa, una bella affluenza di pubblico, ma di pubblico colto, molto interessato, entusiasta e anche molti giovani. Questa è la cosa bella, molti giovani interessati, non solo studenti universitari, con interessi anche molto per la narrativa, la poesia, anche insomma degli interessi inusuali che non sono così diffusi, no? Perché per esempio insomma i giovani si interessano alla poesia, non è così usuale, però Pordenone Legge invece capita e questo è molto bello, molto incoraggiante, molto confortante anche per noi librai. Un pubblico che magari un po' anche si distingue dalle edizioni passate. Assolutamente, l'effetto di questi festival devo dire che è effettivamente straordinario, perché ovviamente riescono a creare un vero e proprio interesse per la letteratura, ma quella approfondita, la saggistica. Noi abbiamo anche, ma quest'anno anche il libro d'arte è andato molto bene, il libro d'arte, il libro di fotografia. Attento e interessante. Io ringrazio ancora tanto Cristina per essere stata con noi. Grazie a voi, grazie per la gentilissima attenzione. Знаете, яка штука? В нас è una questione legata al fatto che in Ucraina, ma anche nell'Unione Sovietica prima, non ci sono libri dedicati alla seconda guerra mondiale. E quello che c'è è comunque stato censurato, perché per decine di anni la censura ovviamente teneva sotto controllo questi libri. Per cui adesso è arrivato il momento di raccontare la verità, secondo i documenti, che magari non sono del tutto completi, non restituiscono un'immagine completa, però sono testimoni onesti di quello che è successo. E forse è arrivato il momento di parlare. Чесні свідки, вони можуть бути. І тут ми бачимо, до речі, зворотню сторону цього. La Russia, vediamo che la Russia adesso, in questa guerra, ricorre ai termini della seconda guerra mondiale, però racconta delle cose, usa anche questi termini, distorcendo i fatti conosciuti a tutti del resto, che usa le argomentazioni della seconda guerra mondiale, Putin la usa, sempre tirando la coperta per sé, cercando di motivare
притягнути її на свій бік, намагається аргументувати. Вразило те, що ми... Questa trasmetta con la parola sorpresa. La sorpresa del fatto che noi non conoscevamo i russi, non conoscevamo come erano. E l'altra, un'altra sorpresa, non conoscevamo come eravamo anche noi. E abbiamo, questa guerra ci ha fatto risalire le cose più importanti del popolo ucraino. Che noi abbiamo scoperto, una scoperta. І ми зрозуміли більше про себе, яким ми є. Io sono convinto che l'antifascismo non sia una cosa di sinistra. Essere antifascista non vuol dire essere comunista. Non erano di sinistra Churchill e De Gaulle che sconfissero l'antifascismo. Non erano di sinistra moltissimi partigiani liberali, cattolici, monarchici. Non erano di sinistra gli internati militari in Germania, quasi nessuno era di sinistra militante, che rifiutarono di combattere per Hitler e a migliaia morirono di stenti nei lager nazisti. Di loro non si parla mai. Quindi la resistenza dovrebbe essere un patrimonio condiviso di una fazione e non della nazione, non di una fazione. L'articolo 3 della Costituzione è quello che stabilisce che tutti i cittadini sono uguali senza distinzioni di razza, di religione, di sesso, di convinzioni politiche, di condizioni personali e sociali. Ed è il rovesciamento del fascismo, perché per il fascismo i cittadini, anzi i sudditi, non erano tutti uguali. I bianchi valevano più dei neri, gli eterosessuali degli omosessuali, i cattolici degli ebrei, gli uomini delle donne, i ricchi dei poveri, i fascisti degli antifascisti. Beh, da tanto tempo che siamo impegnati in un processo a noi stessi. Descriviamo l'Occidente come la civiltà l'unica al mondo che ha soggiogato, conquistato, colonizzato, sfruttato, oppresso, dominato tutti gli altri buoni, innocenti e pacifici. E questa è una storia caricatura, naturalmente, che non ha niente a che vedere con la realtà, però questo racconto autoflagellatorio ci ha impedito di vedere che ai nostri confini si stavano armando degli antichissimi imperi con delle tradizioni espansioniste, aggressive, militariste, e che siamo arrivati completamente disarmati, disarmati culturalmente ma anche disarmati politicamente, militarmente, a eventi come l'invasione dell'Ucraina. Conflitto armato è parte della storia. Io ho scritto un libro che riflette sulla guerra nella storia degli uomini, su quanto è importante nella nostra storia di italiani, di europei, di figli del mondo occidentale, perché l'abbiamo dimenticato. In tutte le guerre che ho seguito in 40 anni di vita, oltre 40 anni di vita, di inviato, mi sono reso conto che noi non capiamo la guerra, l'abbiamo rimossa, non la comprendiamo più. Quando Zelensky dice no, io non vado via, non scappo dall'Ucraina, mandatemi armi, noi resistiamo, per l'italiano medio è incomprensibile. Ma come? Perché non fa un compromesso? Ma ci saranno dei danni economici per tutti, per l'Ucraina, prima di tutto per loro ma anche per noi. Ecco, capire che il conflitto ci ha forgiato, il conflitto armato è parte della nostra storia e non ne possiamo scappare. Se lo comprenderemo saremo anche in grado di fronteggiarlo. A Pordenone Legge anche tempo di bilancio, oggi la conferenza stampa, ecco, di chiusura del festival, che parla di stime di pubblico che riportano la manifestazione al pre-pandemia, quindi quando le presenze toccavano le 100.000 persone. Un clima festoso che continuerà anche questa sera, che vedrà anche la partecipazione della banda musicale della Guardia di Finanza, che suggellerà sostanzialmente l'incontro di chiusura di cui dicevamo prima. E sempre durante la conferenza stampa di quest'oggi è intervenuto il presidente di Fondazione Pordenone Legge, lo ricordavo prima, Michelangelo Agrusti, che ha detto: Pordenone Legge quest'anno non è solo la festa del libro con gli autori, ma anche la festa della libertà. In qualche modo riprendendo anche la tematica di questa kermesse letteraria,
ma dall'altra parte anche commentando quelle che erano le affermazioni del sindaco Alessandro Ciriani in merito alla serata inaugurale. Ha proseguito Agrus dicendo: ognuno ha la propria sensibilità e può decidere a seconda della situazione e del ruolo che ricopre di dire o non dire. Sono convinto che ogni opinione, anche la più sgradevole, sia legittima, dunque rivendico anche per chi ci critica il diritto di farlo, da esercitare secondo la propria coscienza. C'è anche chi ha puntato il dito poi contro la scelta di invitare personaggi della politica a presentare i propri libri, ma appunto qui non sono politici, sono autori, ecco, così ha concluso Michelangelo Agrusti. Direi che questa sostanzialmente è un po' la chiusura di questa 23esima edizione di Pordenone Legge, lo ricordavamo già dal primo giorno, sull'uscio della storia. Tante le riflessioni anche per ridare valore alla parola, alla letteratura, e in cui abbiamo visto, ecco, passare un pubblico prudente e riflessivo.